Buonasera da Federico Vigli, Coppa MIB in diretta dal Campus Eur 1960 di Roma per la prima semifinale tra Montagnola e Alba Roma. La vincente incontrerà la vincente di Maccabi Lokomotiv Casina. Montagnola approda in semifinale grazie alla vittoria di rigori contro Lupo Amadori dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. L'Alba Roma arriva in semifinale dopo il roboante 8-1 in casa contro il Real Miami. Che arriva in finale e si candida per un posto alle finali nazionali ad Alba Adriatica il 7 e l'8 maggio della Supercoppa ACS. Montagnola che si schiera con il 4-3-3, Denison, Privitera, Ciolli, Paternostro, Lattanzio, Gabrielli, Camerini, Ruggeri e Rossi alle spalle di Capitan Guidi. Risponde l'Alba Roma con Casanica, Colacicco, Conversi, Simone De Santis, Valerio De Santis, Alessio Lopresti, Daniele Mancini, Simone Minnini, Alain Monaco e Alessandro Palombi con Daniele Recchioni e Gabriele Tarquini. Subito schierati con moduli speculari 4-3-3 per entrambe le squadre. Montagnola a Rossi a sinistra, Ruggeri a destra. A disposizione del Montagnola per il signor Paolo Antoni, Braia, Labardi, Campoli e Ferretti. Subito pronti, batterà il Montagnola. Arriva anche il resto della terna arbitrale. Attendiamo l'ok del direttore di gara. Conta gli 11 da ambe le parti. Arriva l'ok. Partiti, batte Guidi, subito lo scarico per Camerini, gioca sulla destra, subito centrale Montagnola, palla ancora da Camerini a Guidi, intercettato immediatamente dal centrale di difesa dell'Alba Roma, subito posizione offensiva, intercettato da Lattanzio, subito calcio d'angolo per l'Alba Roma. Battuta a Colacicco, con lui Esposito. Salgono tutti i centrali dell'Alba Roma, ha tagliato il cross al centro dell'area, respinto ancora Colacicco a raccogliere il pallone, buono lo scarico, subito in chiusura, chiamato il fuorigioco. Sì, no, si ripartirà con rimessa laterale direttamente da Lattanzio. Si gioca sulla sinistra, Privitera, lo stop. Di nuovo per vie centrali. Paternostro, Camerini. Ancora Lattanzio. Subito sulla destra, chiuso molto bene dal centrale Simone De Santis. Ancora Camerini per via centrali, si allarga, Privitera sulla destra, subito per lui il pallone, sale Camerini ad accentrarsi, palla per Guidi, non c'è intesa tra i due e riparte l'Alba Roma. Ancora Rossi sulla sinistra a raccogliere un errore difensivo, si accentra, buona la palla per Camerini, lo stop, chiuso molto bene da Simone De Santis. Ancora lo scarico all'indietro. Sulla destra per Palombi. Ancora in avanti l'Alba Roma. Chiuso ancora una volta da parte del nostro.
Palla subito lunga. Con l'Alba Roma in chiusura, Privitera a lottare. Buona la chiusura, ancora Camerini per Gabrielli in due tempi. Ancora Camerini a cercare Rossi sulla sinistra. Lo stop di Rossi entra l'area di rigore. Uno contro uno con Minini. Lo supera. Ancora Rossi. Lo scarico all'indietro. Il tiro. Supero. La prima parata di Massimiliano Casanica. Palla lunga. La chiusura di Ciolli. Ancora Camerini. Vertice basso del Montagnola. Lattanzio. Primo calcio di punizione qui in favore dell'Alba Roma. Ancora il numero 16, 18 del Montagnola, Simone De Santis. Lattanzio, Camerini sulla sinistra, ancora per Privitera, lo stop. Subito per Rossi, chiuso molto bene, palla in fallo laterale, ancora per il Montagnola, scattapalle qui, investiti, subito ancora Ciolli, all'indietro per Denisov, stop sulla destra per Lattanzio, molto strette le linee dell'Alba Roma. Fase qui di attesa del Montagnola, riparte da dietro. Ancora Ciolli, alza la testa, si abbassa Lattanzio. Buona la palla sulla destra per Ruggeri. Entra all'interno dell'area di rigore, ancora in due tempi. Palla per Guidi, sventata l'azione d'attacco qui a raccogliere subito Lattanzio. Camerini all'indietro per Paternostro, scarico ancora Guidi, chiuso molto bene qui da De Santis. Ancora Montagnolo a far gioco, Camerini, palla centrale per Rossi, non arriva a raccogliere ancora Camerini. Fase di spinta qui per il Montagnolo che cerca di arrivare, azione da gol, palla toccata dal direttore di gara, si ripartirà con palla per il Montagnolo, ancora Camerini. Palla lunga, lo stop di Guidi, si gira, ancora Lattanzio ed è calcio di punizione dal limite in favore del Montagnola, finora squadra più pericolosa tra le due. Imbattuta Lattanzio. Mattia Lattanzio. Con lui lo stesso Guidi si defila ora. Ancora tiro, palla alta. Si ripartirà con la rimessa dal fondo da parte di Casanica. Ripartirà dal basso l'Alba Roma. Con Minini, palla lunga. Cerca di far pressione intanto il centravanti dell'Alba Roma. Daniele Mancini. Riparte Lattanzio sulla destra. Ciolli. Si abbassa Privitera, va per via centrale ancora Cioffi. Paternostro. Si è assentato il pressing dell'Alba Roma, ne esce molto bene Camerini, riparte sulla destra Camerini, ancora lui, palla per Ruggeri che si abbassa nel frattempo, buona la pressione, ancora Camerini a fare da metronomo al centro di centrocampo, lo scarico per Paternostro, ancora lui a raccogliere palla, sempre Camerini in possesso, palla per Ciolli sulla sinistra, ah, non c'è intesa con Lattanzio a raccogliere numero 21 dell'Alba Roma.
Manuel Conversi, palla intanto lunga, a cercare il numero 7, il trequartista dell'Alba Roma, Gabriele Tarquini. Riparte ancora al basso l'Alba Roma, buona intanto la pressione sempre di Camerini che si stacca. Privitera ora a chiudere i tiri per Rossi, Guidi, lo scarico non arriva, intanto Gabrielli. Ancora Camerini, morbido per Privitera, uomo su di lui in pressione, buono scarico per Lattanzio, va per vie centrali, ancora Guidi, si gira, due su di lui, ancora Guidi, tiene palla, limite nell'aria, va il tiro, Casanica la fa sua. Chiede ai suoi di salire. Ancora l'Alba Roma per vie centrali, ancora lo scarico su Daniele Mancini, palla lunga, non c'è intesa tra i due, si ripartirà nuovamente con rimessa laterale in favore della Montagnola. Paternostro, testa alta, si gira per Ciolli, di nuovo si abbassa Privitera, non viene visto dai suoi. Si parte dalla destra, ancora Ciolli in pressione qui, molto bene, era andato nuovamente il numero 21, intanto vediamo Rossi, limite dell'aria, rientra la difesa dell'Alba Roma, c'è una deviazione, palla in calcio d'angolo. Diciamo di un ottimo intervento qui in fase di pressing di Manuel Conversi, poi palla lunga. Rossi pronto a raccogliere, molto vicino al gol, qui la Montagnola nuovamente per la seconda volta di fila. Calcio d'angolo in battuta, palla centrale di testa Rossi, palla fuori. Ancora l'Alba Roma con Colacicco sulla sinistra. E ora fase d'attacco per loro. Ancora Conversi. Palla lunga, ancora per lui. Stop, si gira per vie centrali, lo presti, ancora Mancini, lo presti nuovamente, fuori gioco qui di Colacicco che si disinteressa, si può continuare a giocare, nuovamente con Privitera sulla sinistra, Camerini, ancora Privitera, si abbassa Rossi, Lattanzio si allarga sulla destra per Paternostro. Ancora Paternostro, tiene palla, alza la destra, Privitera sulla sinistra, pronto a raccogliere, va invece centrale per Rossi, esce Casaniga, ancora Rossi, entra nell'area di rigore, porta sguarnita, Rossi il tiro, chiuso molto bene, ancora lui, il tiro nuovamente, palla fuori, occasione gigantesca qui per il Montagnola, vicinissimo al vantaggio con Rossi, era stato ottimo il lancio di Lattanzio dalla destra, che aveva bucato la difesa dell'Alba Roma, ripartirà nuovamente Casaniga. Chiede più attenzione ai suoi. È stata l'ottima qui l'interdizione sia di Rossi, lo stesso Privitera sulla sinistra che era pronto a raccogliere. Minnini gioca corto, ancora lui. In pressione Guidi qui, attenzione Minnini nuovamente lui, tiene palla, si gira. Alza la testa, chiama Mancini, ancora avanti, la botta da fuori, si combatte al centro, Lattanzio, Ruggeri, ancora palla per Guidi, lo stop, chiuso molto bene qui dalla retroguardia dell'Alba Roma, ancora Alba Roma in avanti, fuori gioco. Sì, no, calcio di punizione per la retroguardia dell'Alba Roma, gioca subito, palla corta in pressione a Montagnola, ancora Mancini, solo intanto sulla destra Colacicco, palla che esce, si ripartirà nuovamente con fallo laterale per la Montagnola, squadra finora più pericolosa tra le due, gioca un calcio attendista per ora l'Alba Roma,
pronta a sviluppare contropiede eventuali azioni da gol che per ora non sono arrivate a disturbare l'estremo difensore della Montagnola, Denisov. Guadagna ora fallo laterale l'Alba Roma, che è in battuta, scarico ancora Mancini, palla lunga, Primitera difende qui con la circa su di lui, riesce molto bene e riparte ancora Lattanzio per Sautalo Presti, scarica su Rossi, salta l'uomo, ancora Rossi va sulla sinistra, ne salta due, chiuso molto bene qui da Minini, ancora lui da solo, salta due uomini, palla lunga per Colacicco, chiuso ancora una volta da Camerini, Primitera cerca Gabrielli, chiuso molto bene, riparte Mancini ora, ancora in avanti l'Alba Roma, palla lunga, entra nell'area di rigore, il tiro del numero 21 Conversi, ancora lui, chiuso bene poi in due tempi da Lattanzio, pericoloso ora l'Alba Roma in avanti. Batterà numero 8 Lopresti. Parte. Cross tagliato al centro. E arriva il vantaggio dell'Alba Roma con il numero 21 Manuel Conversi. Gol arrivato dallo sviluppo di un calcio d'angolo. Molto tagliato sul primo palo, nessuna impressione su di lui e arriva il vantaggio del numero 21 Manuel Conversi. Certezza ora tra la retroguardia della Montagnola, a colloquio mister Guidi con i suoi. Pronto Capitan Guidi, gioca corto su Camerini, Privitera, scarica su Ciolli, Paternostro, ora Montagnola costretta a recuperare, Paternostro sulla destra, salta un uomo, ancora in pressione il numero 9 Minini, calcio di punizione qui per l'Alba Roma. Ferma la seconda ripartenza dell'Alba Roma qui. De Santis in battuta, alza la testa. Ancora corto tra le linee l'Alba Roma, chiuso molto bene, riparte Lattanzio sulla sinistra, cerca Rossi, Guadagna un calcio di punizione al centro di centrocampo. Era andato in pressione Daniele Mancini, termina l'offensivo dell'Alba Roma a commettere fallo. Siamo a lui in pressing, Gabriele Tarquini, rimane a terra contuso Lattanzio. Qua a terra direttore di gara a sincerarsi delle sue condizioni. Partita molto statica finora con la Montagnola che cerca di fare gioco e brava l'Alba Roma a sfruttare la prima occasione alla gol da calcio d'angolo con il numero 21 Conversi. Ancora in avanti Montagnola. Rossi va al tiro. Rimbalza davanti Casaniga che non si fa impensierire e blocca. A partire lui stesso gioca corto per Capitan Minini. Alza la testa, fermi Rossi e Guidi a mantenere pressione sulla linea di difesa, ancora Guidi in pressione su Casaniga, va di prima ora, Lopresti stop, mette a terra palla, gioca su Colacicco, sulla sinistra si accentra, ancora l'Alba Roma ora ad amministrare il gioco, con De Santis, palla lunga, a cercare terzino Daniele Recchioni che si era sovrapposto su Conversi, guadagna ora un fallo laterale,
stesso orecchio in battuta. Gioca corto, lo presti. Ancora un fallo laterale qui a spazzare Lattanzio. Fase ora un po' compassata per il Montagnola che aveva tenuto per buona parte di questa frazione di gioco, dei primi 10 minuti di gioco, pallino del match. Brava l'Alba Roma a sviluppare l'azione da gol su calcio d'angolo. Ancora Conversi, si accentra in avanti. Il cross, palla fuori. Era stato bravo nuovamente Recchione a sovrapporsi, a cercare di creare superiorità numerica, cercando poi il cross al centro dell'area. Ripartita Denisov. Gioca corto direttamente per Ciolli. Cerca di velocizzare scegliendo come soluzione Camerini. Si abbassa Lattanzio. Cerca Privitera a sinistra. C'è Ciolli però a raccogliere palla. Ancora su Privitera. Lo stop. Palla lunga per Guidi. Lo stop a sua volta. Buona per Rossi che parte sulla sinistra. Entra nell'area di rigore per Gabrielli. C'è però fuori gioco. Richiamato in ritardo, ma pur sempre richiamato dall'assistente di gara. Ripartirà lo stesso Minnini. Gioca corto. Ancora in avanti l'Alba Roma. Cercare con la circo palla lunga, Privitera in chiusura su di lui. Contiene l'avanzata dell'esterno di destra dell'Alba Roma. Denisov, paternostro sulla destra. Ancora lui. Avanza, palla sulla destra per Lattanzio. Gioca nuovamente di scarico. È bravo in pressione qui Mancini. Tenta il tiro sporcato e arriva morbido tra le braccia di Denisov che è pronto a raccogliere. Lancia ora subito lungo per Lattanzio sulla sinistra. Lo stop coperto molto bene. Perde palla e guadagna un fallo laterale Alba Roma. Ottima la pressione del numero 11 Nicola Cicco. In avanti l'Alba Roma con Lopresti, entra nell'area il tiro ed arriva il 2-0 per l'Alba Roma, targato Gabriele Tarquini. Bravissimi, bravissimi. 2-0, rapace d'aria qui Tarquini, pronto a raccogliere l'errore difensivo della Montagnola. Il risultato sul 2-0. Marcatori, ricordiamo il numero 21 Manuel Conversi, il secondo Gabriele Tarquini. Ripartirà nuovamente Guidi. Gioca corto per Lattanzio. Ancora Camerini. Gabrielli chiuso bene. Ora Guidi. Ancora Gabrielli. Rimane a terra contuso. Calcio d'angolo, calcio di punizione per il Montagnola. Siamo al 21esimo minuto, risultato di 2-0. Risultato che comincia a farsi importante per l'Alba Roma. Lattanzio gioca corto per Ruggeri, palla lunga. Ancora Gabrielli si accentra. Gabrielli cerca Camerini. Regola del vantaggio. Non concretizzato e ancora calcio di punizione dal limite. Vediamo se ripartirà Guido Lattanzio. Si avvicina lo stesso Lattanzio al pallone. Insieme a lui Ruggeri e Guidi. Ruggeri sinistro, Mancino. Potrebbe tentare lui la soluzione dal limite dell'area dalla destra. Batterà Guidi. Si è defilato Lattanzio che rimane fermo al limite dell'area insieme allo stesso Ruggeri. Tre gli uomini in barriera per Casanica. Parte Guidi. Tiro sulla barriera, l'ha spinto ancora lui. Palla fuori, anzi no, Ruggeri pronto a raccogliere, forse anche in posizione di fuorigioco. C'è Lattanzio, buono scarico su di lui, chiuso molto bene da Recchioni, rimane a terra, calcio di punizione per l'Alba Roma. Buono qui a Guida a guadagnare questo calcio di punizione per fare i fiatari suoi. Riparti nuovamente l'Alba Roma, sempre con Recchioni, e guadagna un secondo calcio di punizione, chiedendo anche una munizione qui. Che arriva pronta per Ruggeri. Secondo fallo in
pochi minuti partirà lo stesso Recchioni all'out di sinistra. Rimane largo Colacicco sulla destra. Alza la destra, Recchioni va per i centrali. Chiuso molto bene qui, ora lo presti. Lo scarico Tarquini. Nuovamente riparte dalla destra. Ancora l'Alba Roma in avanti. Buono scambio. Gioca ancora Capina Minnini, buona la palla da Palombi, Casanica, Minnini si abbassa nuovamente, Palombi, palla lunga per Colacicco, non arriva, accoglie Privitera, sarà lui a battere, ancora Privitera va a lungo, Lattanzio lo stop, si gira di tacco per Rossi, non arriva, palla in fallo laterale, ancora Palombi in battuta, corto. Ancora per vie centrali l'Alba Roma, guida in pressione, palla lunga per Conversi, sempre lui, chiuso molto bene a Paternostro, ora qui in due tempi, a raccogliere Camerini, bravissimo, intanto Mancini a far densità sulla linea, sulla tre quarti, offensiva, ancora lui, Mancini sulla sinistra, lo presti. Ancora corto, buono qui l'elastico, Conversi chiude Denisov, posizione di fuorigioco ravvisata dall'assistente di gara. Battere Ciolli sulla destra, Lattanzio gioca corto per Camerini, pressione di Lopresti. Gabrielli, Conversi su di lui, ritorna indietro a Paternostro, nuovamente a Paternostro a cercare Ciolli, lo trova, si abbassa anche Privitera, rimane fermo sulle sue. Il numero 11, Colacicco. Ancora Lopresti in chiusura, molto bravo qui. Lattanzio. Ciolli. Parte Privitera sulla sinistra, vediamo se lo vede Ciolli. Ancora Ciolli alza la testa, c'è movimento tra Lattanzio e Privitera, lo scarico è proprio su di lui, di prima. Per Lattanzio ha chiuso molto bene, ancora Privitera in chiusura in due tempi. Lopresti va a lungo per Colacicco, Ciolli su di lui. Attenzione, Colacicco deve entrare, scivolata a Camerini per riprendere palla, ancora Ciolli, rimane alto Colacicco e riparte Camerini sulla sinistra, in pressione Tarquini. Lattanzio allarga sulla destra, ci ha Conversi a raccogliere, ancora lui per vie centrali, per Mancini, tiene palla in mezzo a due, si gira. Buono il gioco di gambe qui, riparte Ruggeri sulla destra, ora ancora Montagnone in avanti, palla sporcata, chiusa ora molto bene. Da Simone De Santis, ancora Conversi si abbassa, raccoglie palla, palla lunga per Valerio De Santis e c'è ora calcio di punizione. Gioca subito Montagnola. Ciolli sulla sinistra. Colacicco rimane alto insieme a Mancini. Siamo allora ora Lopresti. Attacca praticamente a 5 l'Alba Roma con Colacicco, Tarquini, Lopresti e Mancini. Terminale offensivo. Impedisce così la costruzione dal basso da parte della Montagnola che fa sempre un po' di fatica ad uscire e a costruire. Potrebbe sicuramente sfruttare meglio la velocità dei due esterni, sia Rossi che Ruggeri, si abbassa infatti molto spesso Guidi per cercare di far muovere Camerini che scende vertice basso. Parte Casanica, palla lunga. Chiuso intanto Privitera, Ciolli, ancora Privitera. Lo stop, Lattanzio, palla a terra. Calcio di punizione ai danni di Lattanzio commesso da Simone De Santis, andando in pressione, in maniera forse un po' troppo irruenta, ripartirà Camerini. Palla corta per Gabrielli, ancora lo scambio tra i due, Camerini, palla al piede, si allarga sulla sinistra, Rossi per Privitera, tre quarti offensiva di sinistra, il cross è sporcato, esce Casanica, fa solo il pallone. Ancora Casanica.
tiene palla, temporeggia, fa salire i suoi. Va a lungo per Mancini. Arriva prima Gabrielli, ora Lattanzio. Palla a terra. Camerini, Ciolli. Ancora Camerini. Lattanzio si gira tra due, tiene palla, cade ora a terra. Calcio di punizione però per l'Albarone. Tocco di mano nell'intermedio di sinistra, Lattanzio. Ripartirà Simone De Santis. Palla corta, Mancini sulla sinistra. Conversi. Ancora Simone De Santis sulla destra. Tarquini, ancora lui, tre quarti offensiva. Chiuso molto bene Lattanzio, lo scarico corto. Ciolli, Rossi ora si accentra, va per vie centrali, chiuso molto bene, sale ora l'Albaroma. C'è fallo però commesso da Tarquini, arriva il giallo immediato per lui. Ripartirà lo stesso Camerini, si ricompone ora la difesa dell'Albaroma. Sembra Camerini, centrale dai piedi molto educati della Montagnola. Attende ora spiegazioni tra il direttore di gara, il numero 9, Mancini. Camerini, Ciolli, ancora Camerini. Tiene palla. Rossi sulla sinistra, si muove molto bene tra le linee. Ancora lui, spazia per tutta la tre quarti offensiva, Ruggeri. Chiuso molto bene da Recchioni, palla che arriva direttamente da Paternostro a cercare Privitera sulla sinistra, palla lunga, anzi per Guidi, chiuso da Minnini, ancora Privitera, guadagna con un ottimo pressing, calcio d'angolo, tre quarti offensiva di sinistra, mette a terra Privitera, non andrà lui per imbattuta ma Mattia Lattanzio rimane al limite. Ciolli, Ruggeri, rimangono bassi solamente Paternostro e Camerini, ora palla che arriva, spizzata da Guidi vicino al gol. Palla che esce di nulla sopra la traversa alla destra di Casanica. Si ripartirà nuovamente con rimessa dal fondo. Difesa ora praticamente a 3. Per il Montagnola che cerca soluzioni offensive, rimangono Ciolli, Paternostro e Privitera. Sale invece Lattanzio come quinto aggiunto. Calcio di punizione ora per l'Alba Roma. In battuta Simone De Santis, sempre lui. Palla lunga a cercare Colacicco, la tocca Tarquini. Ancora Colacicco, in chiusura Lattanzio su di lui, Privitera mette a terra. Ottima la pressione a partire da Tarquini e Colacicco. Ora Lattanzio commette fallo dai 25 metri. Sull'out di destra. In battuta sempre il numero 18, Simone De Santis. Conte Passi, il direttore di gara, chiama tre uomini, Denisov, vanno in battuta Camerini, Mattia Lattanzio e Gabrielli. In battuta Simone Lopresti, cercherà con ogni probabilità il cross per Conversi. Parte il cross, va di prima intenzione, palla centrale che si è spenta tra le braccia di Denisov. Riparte subito lungo per Ruggeri, chiuso molto bene qui, Lopresti, Conversi, limite dell'area, ancora lui si gira, di prima, buono Privitera qui, in chiusura, in pressione ancora Conversi, costretto a mettere palla sull'auto di destra, Privitera e sarà nuovamente fallo laterale dai 20 metri per l'Alba Roma. Calcio di punizione ancora l'Alba Roma che spinge in avanti. Partiti in sordina hanno mano a mano guadagnato metri e guadagnando il doppio vantaggio firmato Conversi Tarquini che ora
È bravo a rubare palla, ancora lui. Tarquini dai 20 metri, lo presti chiuso bene, ora riparte Lattanzio sulla sinistra, si accentra, lo scarico è su Guidi, fa salire Rossi, palla centrale per Gabriele, non va a raccogliere, bravo Minini in chiusura, sale lui al centro di centrocampo, si allargano i suoi, ancora lo scarico su De Santis, Simone, Colacicco sulla destra, in pressione sia Rossi che Privitera, scarico su sul terzino Palombi, ancora per vie centrali l'Alba Roma, Lattanzio, Ruggeri. Quando siamo al 33° minuto, 12 alla fine del primo tempo, Ciolli cerca corto Privitera, è bravissimo Colacicco in chiusura, Mancini entra nell'area di rigore, Ciolli su di lui, sale Colacicco, va da solo Mancini, il tiro, palo esterno vicino al 3-0. Centravanti dell'Alba Roma, che avrebbe virtualmente chiuso i giochi. Ripartita Denisov, gioca corto su Paternostro, Camerini, Gabrielli, tanto il gioco di prestigio ci riesce, Tarquini però bra molto bravo in chiusura su di lui. Perde ora palla Ruggeri, palla, il fallo laterale, ripartirà Recchioni sulla sinistra, gioca corto Lopresti, ancora buona interdizione qui per Mancini, ancora lui, spalle alla porta, si gira, bravissimo in chiusura Paternostro, palla lunga a cercare Guidi, lo stop di prima per Rossi, scarica su Gabrielli, ancora Guidi, in avanti Montagnola, ancora Guidi, Minnini in chiusura su di lui, arriva in pressione Gabrielli, la tiene Minnini, palla in fallo laterale, tre quarti offensiva di sinistra per la Montagnola, battirà Privitera, Corti, Camerini e Lattanzio. Andrà a lungo però Privitera, guarda al centro dell'area di rigore. Gabrielli, Camerini e Guidi al centro. Scende basso Lattanzio. Tutti marcati. Ora ancora palla per Camerini, forse perde un tempo di gioco. Va di prima intenzione però, palla che passa ancora molto bene in chiusura l'Alba Roma. Riparte Mancini sulla sinistra. È solo, tiene palla. Paternostro su di lui, scarica corto, palla per Colacicco, forse anche in fuorigioco, chiuso molto bene qui, ora Lattanzio e Lopresti a far pressione, e Ciolli a mettere a terra, ancora Lattanzio di prima intenzione, Paternostro sulla destra, buona intanto la pressione, anche la pressione da parte di Carlo Fazio, Conversi sulla sinistra, Mancini, buona, ancora parata da parte di Denisov, rimangono tutti bassi gli uomini della Montagnola qui, mette a terra, riparte direttamente da Ciolli, Paternostro, Camerini, Lattanzio, ancora Ciolli, Paternostro, si abbassa Guidi, ancora Ciolli sulla sinistra, si accentra, basso Gabrielli, ancora per Camerini, Lattanzio sbaglia qui però il bravo Tarquini, ancora Mancini sulla sinistra, in pressione Camerini, Colacicco entra nell'area di rigore, Ciolli su di lui, chiuso molto bene, bravissimo Ciolli qui, senza commettere fallo, trova ora Privitera sulla sinistra, rimane intanto a terra contuso un uomo dell'Alba Roma. Era stato Colacicco quasi a tu per tu con Denisov. Seconda occasione nell'arco di 5 minuti, molto importante per l'Alba Roma.
Atterrerà Mancini, si alza ora, ma colloquio col direttore di gara. Palla restituita agli avversari al Montagnola, ripartirà Ciolli. Gioco fermo, esce Mancini. Si riprende momentaneamente in 10 l'Alba Roma. Ora Mancini invita a rientrare in campo da parte del direttore di gara, Gabrielli. Tiene palla. Scarico per Ciolli. Ancora per Gabrielli. Mancini torna in pressione. Guidi. Ancora Guidi sulla sinistra per Privitera. Rossi marcato da due. Tenta direttamente la soluzione diretta. Privitera, comoda tra le braccia di Casanica. Ancora riparte dal basso Minnini. Pressione Rossi, bravissimo Minnini qui a farsi impensierire dall'esterno sinistro del Montagnolo. Ora Mancini a lanciare Fazio sulla sinistra. Denisov. Sempre faccio impressione. Camerini. Ciolli. Ancora impressione alta l'Alba Roma qui. Lattanzio scarico corto per Rossi. Parte solo sulla sinistra. Palomino impressione su di lui. Anzi, Minnini cerca ora la soluzione per Guidi. Sporcata. Ancora Guidi. Gabrielli. Palla che non passa. Lattanzio a raccogliere. È chiuso molto bene qui. E ora è Colacicco sulla destra, Privitera non riesce a prendere palla, Tarquiniti esterno destro a cercare la corrente Colacicco, è bravo Paternostro in chiusura, Guidi rimane basso, allarga per Privitera, pronto lui a raccogliere, riparte Privitera sulla sinistra, Palomino in chiusura, Privitera va per Gabrielli, chiuso molto bene qui. Lattanzio, bravissimo ancora Mancini in pressione. Cerca di superarlo, Lattanzio chiude, fallo laterale per l'Alba Roma quando siamo al 40° minuto, 5 alla fine di questo primo tempo. Ripartirà Recchioni in battuta. Gioca corto, Minnini si abbassa Palombi sulla destra, va ancora per via centrale Minnini a cercare Colacicco sulla destra. Ciolli in chiusura, Rossi, bravo Palombi qui a chiudere, fallo laterale per il Montagnola, ancora Rossi, gioca per Guidi, marcato molto bene da Minnini, ancora fallo laterale per il Montagnola, batterà Privitera. Si abbassa nuovamente Guidi, stop, Privitera, palla corta per Camerini. Fischia alla fine il direttore di gara, risultato sul 2-0 per l'Alba Roma, reti di Fazio e Tarquini.
Si parte al secondo tempo, semifinale Coppa MIB tra Montagnola e Alba Roma. Conduce l'Alba Roma per 2-0, le reti di Fazio e Tarquini. C'è stato intanto un cambio per la Montagnola, è uscito con il numero 14 Ruggeri, entra al suo posto il numero 22 Ludovico Ferretti. Partiti. Lopresti sulla sinistra per Recchioni, palla lunga a cercare Fazio che non arriva sul pallone, raccoglierà Paternostro, si riparte, ingresso anche per il numero 21 Simone Labardi al posto di Lattanzio, di Davide Lattanzio, ancora Paternostro sulla destra, in pressione Fazio su di lui, Guidi a raccogliere. Si gira, palla lunga, chiuso molto bene a Minini, c'era intanto fuori gioco da parte di Rossi. Era avvisato ora dal direttore di gara. A raccogliere il numero 6, Valerio De Santis si incarica della battuta. Largo rimane Fazio sulla sinistra, Mancini centrale dell'Alba Roma. Parte Santis, palla lunga a cercare proprio Mancini, chiusura da parte di Camerini, Gabrielli tocca ancora il direttore di gara, scontrato intanto con Lopresti, vanno a sincerarsi due. Direttore di gara che dà nuovamente palla, c'è cioè forse però un cambio. Gioco attualmente fermo. C'è stato un infortunio da parte dell'assistente guardialinea di destra. Si palla restituita da parte di Mancini. Ancora Privitera sulla sinistra, Lattanzio perde palla, ancora Mancini davanti, sale nuovamente Tarquini, parla per Mancini, Denisov, attenzione, autogol da parte di Denisov, cicca completamente lo stop e arriva l'autogol dell'estremo difensore della Montagnola, increduli suoi, è risultato ora sul 3-0 che arriva al secondo minuto di gioco. Ripartirà ora Guidi. Riparte subito con il numero 21. Paternostro. Ancora sulla sinistra, Privitera, Lattanzio, Paternostro, in pressione ancora Fazio, alza testa Paternostro, Guidi era partito, non visto da lui, Labardi, palla lunga, molto bene qui per Rossi, mette giù palla, ancora Rossi, esce Casanica e palla in calcio d'angolo per il Montagnola. Palla a terra, salgono tutti gli uomini della Montagnola per cercare di recuperare lo svantaggio. Montagnola che era partita fortissimo nei primi 10 minuti. Palla ora al centro dell'area di rigore, Ciolli va di testa, chiuso molto bene qui. Colacicco non la prende, ora sì Camerini, Casanica in due tempi, mette giù e fa suo il pallone. Tiene palla ora, fa salire i suoi. Rimangono alti gli uomini della Montagnola. Palla lunga. Cicca lo stop Gabrielli. Ora Lattanzio scarico Privitera sulla sinistra. Parte da solo. Minini amministra il gioco qui. Scambia corto con De Santis. Palla lunga a cercare Mancini. Lo stop tra due uomini. Ancora Mancini a lottare. Bravo Camerini a rubare palla. Ancora Gabrielli sulla destra. Palla ancora in avanti,
Minini in chiusura, in spaccata qui, perde palla Gabrielli, guadagna un calcio d'angolo, fallo del numero 18 dell'Alba Roma, Simone De Santis. Era stato bravissimo qui Gabrielli a riprendere palla. Fatto il suo ingresso in campo intanto anche il numero 10, Lucio Campoli per la Montagnola. Sul pallone il numero 22 della Montagnola, Ludovico Ferretti, Mancino, esattamente dal vertice destro dell'area di rigore. Sono 5 gli uomini in barriera. Il tiro, intanto, palla respinta, rimane lì. Era andato Campoli a battere. Batte ora corto Labardi, palla lunga a cercare Guidi. Chiuso molto bene ora Recchioni, Labardi ancora su di lui. Palla a terra. Entra nell'area di rigore, il passaggio corto per Guidi che non riesce a far solo il pallone. Ancora Labardi, limite l'area sulla destra. Bravissimo Lopresti a rubare palla. Va a lungo per Mancini. Chiuso a sua volta bene da Ciolli, paura solo, perde però palla così con la cicca a rubarla. Ancora Camerini, ancora Lopresti, c'è però calcio di punizione e arrivano le lamentele. Mancini, intanto a protestare, chiama Minnini in qualità di capitano per andare a disquisire col direttore di gara. Fallo sull'Attanzio, ma rimane Lopresti a terra contuso. Ancora a terra. Arriva l'assistenza dell'Alba Roma. A colloquio centrocampisti delle due squadre. Sembrava infatti ci fosse stato fallo ai danni qui del calciatore dell'Alba Roma, non dello stesso avviso il direttore di gara che lo fischia sull'Attanzio. Si rialza ora Lopresti e Camerini pronto a mettere a terra palla. Riporta pallone sul punto di battuta al direttore di gara. Ecco la Cicco intanto che si avvicina alla panchina, rimane lui contuso. Momentaneamente in 10 l'Alba Roma. Paternostro gioca corto, Campoli. Sulla destra Ferretti, salta Recchioni, si lamenta per una trattenuta. Non dello stesso avviso l'assistente di gara. Casanica, sarà lui a ripartire. Siamo al nono minuto di gioco di questo secondo tempo che ha portato l'Alba Roma sul 3-0 con una disattenzione clamorosa da parte di Denisov, che mette da solo il pallone in rete ciccando lo stop. Ancora in avanti Lopresti qui, molto bene Tarquini, cerca Mancini, con la Cicco raccoglie la palla sulla destra. Ancora con la Cicco, cade a terra. Non c'è nulla per il direttore di gara, intanto Privitera è uscito per far posto a Francesco Basile come terzino di sinistra. Ancora il tiro, Denisov incerto nuovamente, blocca in due tempi. Era stato pericoloso dai 25 metri Alessio Lopresti, tanto palla lunga per Rossi qui, riparte lui, si porta avanti il pallone con la destra, supera Lopresti
Intanto Simone Santis, probabile si sia stirato, perché è rimasto fermo sull'allungo. Anzi, non è lui, ma Alessandro Palombi, il terzino destro dell'Alba Roma, aveva cercato l'allungo su Rossi. Si era fermato poi immediatamente, quindi probabile uno stiramento per lui, chiamato ora ad uscire dal campo. Soppica vistosamente anche Capitan Minnini, era rimasto a terra sulla destra. Sembra però riprendersi al meglio ed è pronto la Montagnola a battere calcio d'angolo con Basile. Andrà Basile a battere. Batte Basile, palla per Ciolli, la spizza e esce a rimessa dal fondo per l'Alba Roma. Entra intanto ora, in questo momento, Manuel Conversi, che avevamo erroneamente segnalato inizialmente come autore della prima rete. Ancora calcio d'angolo, palla ciccata qui, ed è Conversi andare a raccogliere, chiuso dal numero 21, Labardi. Diciamo, avevamo annunciato erroneamente come primo marcatore Conversi al posto del numero 20, Fazio. Ancora in avanti De Santis. Mancini. Calcio di punizione per l'Alba Roma. Fallo ai danni di Mancini. Sul punto di battuta lo stesso Simone De Santis, alza ora palla a campanile per Mancini, non ci arriva, Denisov fa suo il pallone e ripartirà per vie centrali col paternostro, mette giù palla, palla lunga per Guidi, chiuso molto bene sempre da Lopresti. Conversi ancora, De Santis tiene palla per Tarquini, tenta il tiro alto sulla traversa, palla addirittura fuori dal campo. Si ripartirà con rimessa dal fondo per la Montagnola, battuta sempre Denisov, autore dello sfortunato autogol che ha consegnato il 3-0 all'Alba Roma. Ciolli. Tiene palla. Ancora Ciolli. Va per vie centrali. Conversi, ruba palla. Tre quarti offensiva di destra, ancora Conversi, si accentra. In due su di lui, Gabrielli in pressione, bravo Conversi a tenere palla, Tarquini, ancora Conversi, fuori gioco. Fuori gioco di Conversi, che era entrato all'interno dell'area di rigore, aveva tentato la conclusione a rete verso Denisov. Batte veloce Montagnola, Labardi, gioca corto per Ferretti, ancora Ferretti tiene palla, in pressione Recchioni su di lui. Minnini di testa, ora Guidi cerca di portare sui suoi con Rossi sulla sinistra, molto veloce all'esterno di sinistra della Montagnola, salta due uomini, chiuso molto bene ora qui, c'è però calcio di punizione per ostruzione, molto probabilmente ravvisata dal direttore di gara, andrà a campo l'imbattuta. Mister Scaringi intanto chiede a Mancini di far pressione. Campo l'imbattuta. Tre quarti offensiva di sinistra, parte spiovente direttamente tra le braccia dell'estremo difensore dell'Alba Roma, Casanica. Riparte veloce sulla destra. Ancora Montagnola
in avanti, Tarquini pressione, Guidi lo stop, mette a terra ancora lui, la tocca corta per Campo, si tenta il tiro di prima intenzione, palla che non passa, bravissimo qui intanto Mancini, ora con Versi sulla sinistra, tiene palla, fa salire i suoi, attende la corrente sulla destra, Colacicco, il cross per Tarquini, fa correre palla ancora sulla tre quarti offensiva di sinistra, entra nell'area di rigore, il passaggio centrale a cercare Mancini, arriva la conclusione di Conversi, Denisov con i piedi, a far quel che può, ancora in avanti in pressione qui l'Alba Roma molto bene, con Fazio cerca l'intesa con Lopresti, palla che esce. Riparte Ciolli sulla sinistra, gioca corto per Gabrielli, ancora Ciolli indietro per Paternostro, alza la destra a cercare ancora Guidi, Recchione a seguire il pallone con Rossi in pressione, costretto a mettere palla, fallo laterale. Batti la Labardi, corto per Gabrielli. Molto bene Recchioni qui in chiusura, ancora Paternostro sulla destra, chiama i suoi, Gabrielli sulla destra, Ciolli, cerca di essere una trama vincente, ora Montagnola per cercare un'azione da gol che andrebbe quantomeno a ridurre lo svantaggio in essere molto importante, siamo sul risultato di 3-0, ancora Campoli in avanti. Minini in chiusura, passa Campoli, cerca centrale Gabrielli, non riesce a far sul pallone e ora scoperti, riparte Mancini sulla destra, esce Denisov, bravissimo Mancini, il pallonetto, arriva il 4-0 dell'Alba Roma, pallonetto delizioso da parte di Mancini che va a superare Denisov, 4-0 per l'Alba Roma, risultato rotondo e Alba Roma che si avvicina a staccare il pass per questa finale contro la vincente tra Maccabi e Lokomotiv Casilino. Ripartirà Guidi. Compassati ora i ragazzi della Montagnola. Risultato ormai pesante. È uscito intanto il numero 18, Simone De Santis, per far posto al numero 4, Giacomo Esposito. Cerca intanto Montagnola di allargare il gioco sulla sinistra. Rimane a terra Ferretti. Riparte ora. Conversi, guadagna calcio di punizione. Partirà ora De Santis. Calcio di punizione sull'autodifensivo di destra per l'Alba Roma. Palla corta, tocca Minnini. Ancora Mancini, autore del 4-0 con un pallonetto, come dicevamo, poco fa, delizioso. Guadagna ora il calcio di punizione al centro di centrocampo. Nuovamente cambio per l'Alba Roma. Chiamato un cambio, ma non entra nessuno, momentaneamente si riprende col gioco sulla destra. Palla lunga per Conversi, non c'è intesa. Arriva direttamente sui piedi di Denisov. Palla corta.
Paternostro sulla destra cerca Rossi, cerchia un'impressione su di lui, batti ribatti, Minnini ne esce. E ancora calcio di punizione fuori dalla Montagnola. Fallo commesso da De Sanctis secondo il direttore di gara. A seguito di un batti e ribatti al centro di centrocampo, e Gabriele pronto a battere, gioca corto, Camerini sulla sinistra, ancora lui in avanti, Ferretti in pressione, Alessio Lopresti e poi Tarquini. Camerini pronto in battuta, gioca corto su Campoli, pressato da due, ne esce Campoli. C'è intesa qui, si ripartirà nuovamente con rimessa laterale. Andrà Colacicco. Gioca corto per Lopresti. Chiuso. Mano da parte di Gabriele. Calcio di punizione ancora per l'Alba Roma. Ritmi notevolmente abbassati in questa fase di gioco dopo il quarto gol da parte dell'Alba Roma. Ancora in avanti Montagnola, Camerini. Palla per Minnini. Lopresti in pressione, guidi su di lui. In autonomia per Colacicco. Ferretti commette fallo, calcio di punizione per l'Alba Roma. Scorretta qui, va subito a chiedere scusa a Colacicco. Ancora Lopresti in avanti, gioca largo con Berzi. Ancora palla per Esposito, palla lunga, non c'è nessuno, Camerini va a raccogliere. Molto compatta la squadra dell'Alba Roma in questa fase di gioco, come dicevamo, seppur compassati i ritmi. Montagnola sembrato sfaldarsi mano a mano correre del tempo dopo il primo vantaggio in questo secondo tempo che ha portato l'Alba Roma sul 3-0 dopo l'errore di Denisov e il 4-0 da parte di Mancini. Squadra forse un po' troppo lunga, quella della Montagnola. Ancora Mancini in avanti, buono lo scambio con Lopresti, entra l'area di rigore. Non c'è calcio di rigore per l'Alba Roma, rimane ancora a terra il numero 8 dell'Alba Roma. Intanto qui Rossi in pressione, ancora a terra il numero 8 dell'Alba Roma, era stato chiuso da tre uomini, difficile dire se sia o meno rigore. Direttore di gara che va a consultare il VAR. Direttore di gara al VAR. Diciamo di Lopresti. Ha cerchiato da tre uomini della Montagnola, difficile dire se sia o meno calcio di rigore qui. Sicuro rimasto a terra contuso per molto tempo, si era alzato praticamente ora. Vediamo la decisione del direttore di gara. Non c'è calcio di rigore. Si ripartirà con fallo laterale di Labardi, gioca palla corta qui per Ruggeri. Ancora Ruggeri mette a terra palla, si gira, riparte Esposito sulla destra con Berzi, Camerini in chiusura, Ciolli,
Ancora Esposito in chiusura, larga svolta destra per Mancini, mette giù palla in due tempi, ancora Mancini sulla destra, cerca di entrare all'interno di rigore, Paternostro in chiusura, poi Denisov fa su il pallone. Ancora Esposito in pressione, Gabrielli lo presti su di lui, Gabbardi non riesce a cogliere palla e sarà ancora fallo laterale per l'Alba Roma. Recchioni in avanti per Esposito. Gabriele mette palla a terra, ora Rossi sulla destra, chiuso molto bene qui. Ancora Minnini. Palla lunga. Ciolli di petto. Allarga sulla sinistra. Ancora in avanti Montagnola. Palla lunga. A cercare Rossi, sempre Minnini in chiusura. Bravo Rossi qui a fare pressione, altrettanto Minnini a uscirne. Palla a cercare Conversi, attraversa tutta l'area centrocampo, Mini stoppa con un braccio e Conversi stoppa con un braccio, calcio di punizione per Montagnola che batte veloce, subito Gabrielli, ancora Conversi a recuperare, ora Ruggeri cerca di andare per vie centrali, chiuso molto bene, sempre Conversi sulla sinistra, ora solo, allarga sulla sinistra per Recchioni, Esposito lo presti. Uno screzio al centro di centrocampo tra Ciolli e Conversi. Ancora un po' di ruggine tra le due squadre ora. Direttore di gara richiamerà l'ordine. Diretto rigore che chiama Conversi. Richiama Paternostro, Ciolli ammonito, Ciolli. No, Paternostro e Conversi. Vediamo se si riparte con fallo battuto da Rossi. Direttore di gara richiama il pallone. Lo restituisce lui. De Santis. Gioca largo sulla destra. Subito in pressione Montagnola qui. Ancora lo presti, perde palla Gabrielli. La tiene lì. Tre quarti offensiva di destra, ancora Gabrielli. Scarica su Labardi, ancora Labardi, Camerini, Esposito, fallo commesso da Conversi, deve stare attento perché ora è ammonito. Battirà Rossi, Labardi lo invita a salire. Sarà infatti stesso Rossi a battere, è Labardi invece che si allarga sulla destra. Ventottesimo minuto di gara di questo secondo tempo, 12 alla fine, va a lungo Rossi, ha tentato una conclusione dai 35 metri. Ancora Ciolli e Conversi al centrocampo. Ancora Ciolli e Conversi. C'è un cambio, richiamato forse proprio Conversi in panchina. Espulso Paternostro. Vediamo se è stato espulso Paternostro qui. Lo vediamo uscire dal campo. Minnini a colloquio col direttore di gara.
richiamato, sì, fuori dal campo Paternostro. Esce Conversi intanto dal campo, Paternostro in panchina in 10, quindi Montagnola in questo momento. Minuti alla fine, vediamo quanto darà poi di eventuale recupero il direttore di gara. Risultato sul 4-0, propiziato da pallonetto da parte di Mancini e danni di Denisov. Minini ancora a colloquio col direttore di gara, riprendono ora le posizioni. Espulso quindi Paternostro in 10 Montagnola, richiamato prima dell'eventuale espulsione il numero 21 Conversi. Casanica mette a terra palla, pronti a ripartire. Rimane largo Esposito sulla sinistra. Palla proprio per lui, la Bardi ora in chiusura a cercare Rossi. Chiuso bene qui da Recchioni. Ancora Rossi in pressione, scontro tra tre. Ancora Rossi, Ruggeri mette giù palla. Recchioni ancora lui in chiusura. Lo presti sulla sinistra. Fallo laterale. Ripartirà Ruggeri. Ancora un cambio, esce intanto per l'Alba Roma il numero 7, Luc Gabriele Tarquini, autore del 2-0. Vediamo chi entra al suo posto. Gabriele intanto davanti a Guidi, è entrato nuovamente il numero 20 Carlo Fazio. Guidi, Rossi, ancora Guidi in pressione, Labardi cerca di andare largo, molto bene l'apertura qui da parte del numero 21 della Montagnola, Minini a spazzare, Camerino Cicca, allarga ancora sulla sinistra Basile, Minini, Guidi ora in pressione, Casanica esce, Minnini, vicino al pasticcio qui l'Alba Roma, bravo ora Minnini a uscirne senza mettere fuori il pallone al campo. Palla lunga a cercare Fazio. In avanti ora lo presti, ancora Fazio per Mancini. Ora solo Mancini si gira sulla destra. Scatta Esposito. Squadre lunghe ora, ancora Esposito. Lo presti sulla destra, si accentra. Esposito va al cross a cercare Mancini, chiuso molto bene qui da Ciolli. Gabrielli si allarga, Rossi sulla destra, va corto per Guidi, ora a cercare Ferretti, mette giù palla, ancora Ferretti sulla corrente Basile, ancora corto per Ferretti, 25 metri. Gabrielli, Guidi, in pressione su di lui, molto bene Recchioni, gara molto ordinata e pulita la sua. Ancora l'Alba Roma a guadagnare fallo laterale. Vediamo se si ripartirà. Ammonito Gabrielli per proteste. Partita molto ordinata nella prima frazione di gioco, un po' più maschia nella seconda parte. Trentacinquesimo minuto che sta per scoccare. Ancora fallo laterale per De Santis, Rossi parte sulla destra, chiuso da due, e Recchioni a far solo il pallone, allarga per Esposito,
palla lunga a cercare De Santis e Basile a raccogliere. Ancora Basile. Palla corta per Ruggeri. Lo stop. Riparte Ruggeri. Molto bene qui lo scambio. Entra Rossi all'interno dell'area, chiuso da De Santis, che guadagna calcio di punizione. Ripartirà l'Alba Roma. Vediamo se va a lungo. No, gioca corto su Casanica. Ancora De Santis. Dovresti. Chiuso bene da Gabrielli qui. Ruggeri si gira. Due su di lui. Ancora Ruggeri. Sopra due uomini. Gabrielli. Chiuso molto bene da Capitan Minini. De Santis. Ancora palla larga. Lopresti. Ancora Alba Roma a far possesso palla qui. Gioca quasi a due tocchi. Ora palla per Carlo Fazio sulla sinistra. Tiene palla, si allarga. Ancora Fazio. Cerca di superare Gabrielli. Riparte Rossi. Fallo laterale per la Montagnola. La raccoglie Guidi. Batterà Labardi. Vediamo se gioca corto. Ancora palla corta. Camerini, ancora Labardi, cerca Guidi, chiuso molto bene qui da De Santis. Si gira, Rossi sempre in pressione. Ruggeri, Lopresti. Ancora in avanti Esposito, tiene palla, De Santis si gira, rimane a terra, calcio di punizione per l'Alba Roma e ancora proteste. Trentasettesimo minuto inoltrato, due e mezzo alla fine. Palla lunga per Fazio. Esce Denisov, fa solo il pallone. Ed evita la manita da parte dell'Alba Roma. Camerini. Allarga sulla destra. Ruggeri. Mette a terra Fazio in pressione su di lui, evitato. Ancora Ruggeri a cercare Rossi. Chiuso molto bene. Ancora Ruggeri. Tenta il tiro da fuori. E Casaniga fa suo il pallone in tutta tranquillità. 38esimo minuto. Ancora in pressione Ruggeri qui. De Santis con ordine. Colacicco. Allarga per Lopresti. La cicca anche Camerini. Labardi. Tenta la botta. Palla alta. Sopra la traversa. Ripartirà con tutta tranquillità Casanica. Alba Roma che conduce per 4-0 e sta per staccare il pass che vale la finale della Coppa MIB, che come dicevamo darà accesso il 7 e l'8 di maggio ad Alba Adriatica per la Supercoppa. Riparte Minnini, palla lunga, chiuso bene qui da Labardi. Ora intanto Fazio, ancora Labardi sulla destra. Non si tende con Rossi, è chiuso da Recchioni. Riparte Fazio. Ancora Fazio sulla sinistra. Ancora Fazio. Lopresti. De Santis si accentra. Cerca ancora Fazio. Lo stop è fuori gioco, che forse questa volta proprio non c'era. Era partito bene, a mio avviso, dietro Labardi. Trenta secondi alla fine. Labardi tiene palla, scarica all'indietro per Ciolli. Camerini cerca di andare corto, perde palla qui a
Ancora in avanti l'Alba Roma, il tiro e arriva il 5-0 dell'Alba Roma con la rete da parte di Alain Monaco. 5-0, risultato netto e rotondo da parte dell'Alba Roma con Alain Monaco che ruba palla qui, molto bravo a rubare palla sull'errore di Camerini. Ed è 5-0, risultato netto e rotondo. Si ripartirà ora Guidi, gol che arriva allo scadere praticamente del secondo tempo, decretato in questo momento dal direttore di gara, vince l'Alba Roma per 5-0.